Bene amici di Alessandro Tech World, ero qua allo stand di Devolo e adesso praticamente mi hanno fermato perché c'è un brand italiano che è, quindi veramente siamo anche noi all'IFA di Berlino, è una realtà nata in Sardegna, si chiama WeDom, è praticamente una società che si occupa di produzione di dispositivi che supportano il protocollo Z-Wave, che molti di voi conosceranno. Lascio la parola a una delle persone incaricate in modo tale che vi spiega un attimino i prodotti che hanno, e poi ce n'è in particolare uno nuovo che vedete lì in basso che non è ancora uscito nel mercato, e quindi sicuramente sono curioso di sapere a cosa serva, anche perché non so ancora esattamente cosa faccia, e quindi lo scopriremo insieme. Lascio la parola a lui, prego. Ciao a tutti, io sono Giorgio Galante. Questi sono i nostri prodotti, quelli fino adesso diciamo commercializzati. Si tratta dei moduli che consentono di attivare una soluzione domotica Z-Wave all'interno di un impianto esistente. La loro estrema ridotta dimensione ne consente la facile installazione appunto sul preesistente. Due moduli di potenza in grado di svolgere le funzioni di misurazione dell'energia e dunque fornire informazioni sui consumi e la produzione in tempo reale per le realtà dove esistono ad esempio i fotovoltaici, un impianto con un contatto pulito idoneo ad essere utilizzato per l'integrazione con sistemi d'allarme, un doppio canale sempre con la misurazione di energia, dunque due canali relè comandabili separatamente, e un modulo tapparelle per la gestione, per l'apertura e la chiusura delle tapparelle. Questo è il nuovo prodotto che stiamo presentando per la prima volta qua all'IFA. Si tratta di un multisensore che supporta sia la tecnologia Z-Wave che quella Wi-Fi all'interno di un unico prodotto. Qua vedete nello specifico che c'è un'applicazione Android che colloqua con questo sensore e in tempo reale fornisce quelle che sono le informazioni di questo ambiente, per cui la luminosità, la temperatura, l'umidità e il rumore. Nello specifico, per farvi vedere l'esempio, copriamo il sensore, per cui la luminosità percepita dal sensore va immediatamente a 1. Aspetta un attimo, andiamo a vedere, facciamo vedere che la luminosità è scesa, perché scesa il sensore 1, praticamente è stato, esatto, aperto. Per cui adesso il sensore viene nuovamente scoperto. E nel prossimo tempo, vero che, esatto, viene dato in salita e torna immediatamente su. Cos'è, in NIT o in LUX? Ah, in LUX. Questo è in LUX. Questo modulo consente di comandare anche altri dispositivi nella rete Z-Wave, sì, come ad esempio dei normali interruttori o delle tapparelle. Perfetto. Per cui diciamo che il primo... Una domanda mi preme sapere è se questo, appunto, questa tecnologia ha un cloud dove la gente può accedere da remoto, quindi senza dover aprire porte nel router e quant'altro, in maniera molto semplice e gratuito, a pagamento, ce lo può spiegare? Grazie. Allora, questa tecnologia, il prodotto si basa con un'architettura ibrida Wi-Fi, per cui può funzionare in modo standalone come lo stiamo mostrando, sì, in questo momento, dunque senza la presenza di cloud, o può essere integrato anche in un cloud esistente, per cui può essere integrato con diversi cloud, una tecnologia aperta e non è legata a una specifica soluzione. Va bene, dai, io credo che abbiamo detto tutto, finalmente all'IFA un brand italiano, vedo lì design made in Italy. Bene, dai, essere fieri del proprio paese e niente. Vi ringrazio, da Alessandro Tech World è tutto, e chissà se riusciremo a provarli in un futuro questi prodotti. Ciao e al prossimo video.